ecco. 3, 2, 1, vai. Vai. Io sono sempre in ritardo. Ramon, allora io ti ho strappato a delle prove. Mi hai detto sono sfatto. Sì, sono un po' stanco. Cosa però stai ce l'abbiamo facendo? Fatta. Allora, adesso sono all'Opera di Roma con Eleonora Bagnato e stiamo facendo una bella produzione, Cenerentola, che andrà in scena alle Terme di Caracalla. E mi dici poco! Siamo tornati in teatro finalmente. Che bello, sono veramente molto molto felice per te. Senti, parliamo un po' di questa esperienza, no? E quando tu hai deciso di partecipare ad Amici, ecco, è stato tutto così come ti aspettavi oppure sei rimasto sorpreso da questa esperienza? Allora, io sono rimasto molto sorpreso perché non mi aspettavo così tanto da questo programma. Ero partito un po' così, no? Un po' prevenuto. Sì. Ho detto, boh, non lo so, sai, non ho mai avuto a che fare con la televisione, quindi ho detto, ma, un'esperienza un po' così, però sono uno che si vuole mettere sempre in gioco e fare sempre cose nuove, quindi ho detto, facciamolo, e mi ha sorpreso veramente tanto perché comunque è stata un'esperienza bellissima che mi porterò per tutta la vita e super professionale. Ecco, mi ha colpito molto il post che tu hai scritto, no? Che hai pubblicato subito dopo l'uscita, perché hai scritto: questi mesi trascorsi nella scuola di Amici mi hanno regalato la fortuna di passare del tempo a riflettere su me stesso più nel profondo e di mettermi in discussione con ragazzi estremamente talentuosi. Ecco, vero. Quali sono le riflessioni che hai fatto? Allora, sicuramente il fatto di essere venuto ad Amici e condividere questa cosa con persone che hanno il mio stesso sogno e che comunque sono bravi anche loro quanto me e forse anche di più, no? E trovarmi a condividere tutta la mia vita H24 con veri talenti è stato proprio bello. E le riflessioni che ho fatto sono state quella più grande è stata mettermi in gioco, perché sono uno che ama mettersi in gioco e veramente prova sempre a fare cose nuove e avere anche delle difficoltà per superarle, no? Mi piace. Quindi metterti in gioco e metterti anche in discussione. Assolutamente sì, sempre, perché comunque è una crescita e quindi l'ho fatto qua. Perché ovviamente il teatro e la televisione sono due mondi vicini ma tanto lontani, molto diversi. Quindi ho detto va bene, proviamo e l'ho fatto. Senti, c'è stato un momento particolarmente difficile di questa esperienza? Allora, sicuramente ci sono un sacco di up and down durante il programma e tanto stress a volte perché la mole di lavoro altissima, comunque si lavorava tanto eccetera, e quando sei stanco poi magari vuoi scappare, te ne vuoi andare, dici no basta, no basta, però poi dici no, cosa me ne vado, cioè io sono venuto qua perché comunque voglio fare questo programma, ho deciso di farlo. E quindi poi ti riparte l'adrenalina e la carica giusta per continuare. C'è stato qualcuno che ti ha aiutato in maniera particolare durante questi momenti difficili? Sicuramente due grandi persone sono state Crick e Isobel. Immaginavo, perché insomma è stata un'amicizia veramente ci siamo supportati grande. A vicenda sempre, fino all'ultimo. Senti, invece il momento più bello in assoluto che ricordi di questa esperienza? Allora, c'è da dire che io mi porto veramente tantissimi momenti belli, perché è tutto bello dall'inizio alla fine, no? Cioè, come se fosse un sogno, un freeze dalla vita normale, entri qua dentro, fai questo programma di 8 mesi ed è un sogno, cioè fuori dalla realtà e tutto quanto, quindi è bellissimo tutto. Però il momento più bello credo sia stato al ritorno delle vacanze di Natale, la prima puntata, che la maestra mi ha dato così la maglia del serale inaspettato e sono stato il primo, ho detto ah. Ecco, tu hai avuto delle parole molto belle nei confronti di Alessandra, che effettivamente ti ha spronato molto. Ecco, quanto è stata importante in questo percorso? Lei è stata molto importante perché comunque io
non sono uno che si dice a se stesso sei bravo e tutto quanto, sono anzi il contrario. Hai no? tante fragilità e lo abbiamo compreso poi. Quindi il supporto della maestra è stato fondamentale, perché comunque vedevo che veramente lei credeva in me al 100% come ballerino e come artista, e quindi mi ha convinto del fatto che io stavo facendo un percorso giusto e potevo dare degli ottimi risultati. Però la cosa che mi ha molto colpito è il fatto che tu spesso hai avuto anche, come dire, la capacità di rispondere ad Alessandra in alcuni momenti, no? Non era da tutti, cioè era allora, qualcosa che mi ha colpito, perché ti distingueva, no, dagli altri. Io c'ho un carattere molto particolare, nel senso che sicuramente sono un ragazzo educato e tutto quanto, però devo sempre dire la mia per forza, devo dire quello che penso. Qualsiasi persona ho davanti la devo dire, e credo che questo sia una cosa che mi contraddistingue da altre persone, no? Comunque insomma, un aspetto apprezzabile, no? Le persone, almeno io credo. Sono molto sincero nel bene e nel male. A volte dovrei cucirmi la bocca, però fa niente. No, perché si dice che chi ha carattere, no? Spesso ha un brutto carattere. Tu non ti riconosci, no, però, in questo. No, tu non hai un brutto carattere. No. No, non ho un brutto carattere, cioè almeno spero. Io cerco di fare sempre il meglio e di essere sempre una brava persona e di dare tanto alle persone, perché mi piace dare. E penso che questo sia assolutamente emerso. Sì. Senti, a parte la maestra Celentano, c'è stato un bellissimo rapporto anche con Maria. Sì. Ecco, che cosa mi dici di lei? Lei è praticamente la nostra seconda mamma, no? Cioè, ci ha preso e ci ha accudito come se fossimo suoi figli nella sua casa, e quindi noi dobbiamo tanto a Maria. Cioè, se siamo qui e se siamo quelli che siamo è grazie a lei e grazie a veramente tutte le opportunità che ci ha dato e che ci sta dando. Assolutamente. Tu però prima di venire ad Amici in realtà avevi già fatto tante esperienze, sì, no? Il Teatro della Scala, hai ballato anche al Metropolitan. Sono stato due anni in America. Hai avuto comunque la possibilità di partecipare al Prix de Lausanne, che insomma non è una roba, come italiano, è veramente unico una cosa, italiano, insomma, non è veramente una cosa da poco, no? Sì. Ecco, come hai affrontato l'esperienza di Amici dopo questo bagaglio di esperienze che avevi? Allora, la cosa divertente è che ogni nuova esperienza io la prendo sempre come se fosse la prima volta, no? Quindi hai sempre quell'adrenalina, quella paura della prima volta. E Amici l'ho presa esattamente come l'ho presa quando ero al Prix de Lausanne. Quindi all'inizio avevo paura, ho detto no, sono all'altezza, non sono all'altezza, ce la farò, non ce la farò. E quindi poi mi lancio, così come tutte le esperienze che faccio. Però c'è stata una differenza fra il palcoscenico, soprattutto del serale di Amici, e l'esperienza che invece tu hai vissuto su altri palcoscenici altrettanto importanti? Sicuramente è un approccio diverso, perché Amici è più televisivo e quindi hai le telecamere, magari devi giocare più con le telecamere che con il pubblico, cioè il palcoscenico è molto più live, di impatto, diretto, è un'emozione che ti arriva subito, e invece magari tramite la televisione un po' meno. Infatti questa è anche un po' una mia debolezza, nel senso che non sono mai stato abituato a fare spettacolo televisivo, no? E quindi magari perdeva un po' questa magia che io trasmetto invece quando sono in un palco vero di un teatro. E l'ambiente del mondo classico è sicuramente molto selettivo. Sì. Ecco, se guardi l'ambiente di Amici, hai trovato lo stesso tipo di selezione? Perché insomma, effettivamente, anche se in ambiti diversi, però eravate veramente molto bravi. Diciamo che il livello quest'anno era altissimo, cioè ballerini che dico wow, cioè, in stili diversi, cosa sono però qua a fare? No, vabbè. E quindi sì, davvero dei ragazzi eccezionali, cioè
Bravissimo. Senti, la cosa che ti ha colpito di più è stato il fatto proprio di ritrovarti un po' in un ambiente che è diventato a distanza di tempo anche un po', non voglio dirti una tua famiglia, però tu hai perso mamma che eri molto piccolo, no? Sì. Quindi in qualche modo forse ti ha colpito questo, cioè il fatto di ritrovarti in una casa con persone che comunque non avevi scelto, ma che con il passare del tempo sono diventate un po' la tua famiglia. Allora, sicuramente sono diventate veramente la mia seconda famiglia, perché mi sono ritrovato a condividere una casa, tutte le mie abitudini, i miei problemi, le litigate, eccetera, proprio come se fosse una famiglia vera, no? E quindi mi sono ritrovato ad avere dei fratelli e delle sorelle, e questa cosa mi ha riempito veramente tanto, perché mi mancava e non mi sono sentito solo, ed è stato un ottimo rinizio di vita. Però a casa hai una sorella che è un po' la tua fan numero uno. Sì. Ecco, che cosa ti ha detto, che cosa ha pensato di questa avventura? A casa c'ho mia sorella Denise, che tra l'altro è incinta. Sì, divento zio. E quando l'hai scoperto? In casetta. Sì, in video box. Che mi ha bello. Chiamato un giorno e mi ha detto, ciao, sono incinta. Quanto manca, quando diventerai a zio? A settembre. Ah, quindi insomma non tra manca poco. Moltissimo. Sì. Tra poco. Mia sorella è la mia unica vera sostenitrice da quando sono piccolo, piccolo, piccolo. Mi segue ovunque e lei fa tutto per me. Tutto, come se fosse una mamma, un'amica, una sorella. Lei dà la vita per che me. Che bello, un po' il tuo universo. Sì. Senti, mi racconti che cosa hai fatto, la prima cosa che hai fatto quando sei uscito da amici, perché devo dire insomma è sicuramente abbastanza destabilizzante, no? Sì, lasciare molto. Questo ambiente che in qualche modo è stato casa tua per tanti mesi molto. E poi ritornare alla vita allora, reale, sì. Che poi insomma è tutta vita reale, però per voi mi rendo conto che l'hai detto un po' prima tu, no? Cioè ti sembra una bolla che non è quasi esistita, insomma è un po' una favola. Sì, allora io sono tornato subito a Milano da mia sorella, che mi è venuta a prendere in stazione, quindi è stata la prima persona che ho visto, ci siamo abbracciati, l'ho vista col pancione, mi faceva stranissimo, e subito ho dedicato un sacco di tempo a lei perché mi mancava e volevo recuperare, no, un po'. E poi ovviamente sono andato in una sala di danza, già il giorno dopo ero già attaccato. Non sia mai che perdi una sbarra. Ero già attaccato alla sbarra, sono andato in teatro, perché comunque il teatro è la mia seconda casa, se non la prima, perché sto più in teatro che a casa, certo. Ormai. Senti, c'è qualcosa che tu facevi in casetta e che in qualche modo hai continuato a fare, no? Qualcosa che ti mancava della casetta e che hai cercato comunque di fare d'abitudine a casa? In verità no, perché in casetta ero completamente me stesso, come se fossi nella vita normale, no? Però magari cambiano. Quindi, un po' le abitudini, no? Che ne so, tu hai cercato di mantenere sempre le tue stesse abitudini? Cioè quelle che avevi prima? Abbastanza, anche perché comunque non è che nella vita normale la mia routine fosse tanto diversa, comunque a lavorare tutto il giorno, poi tornavi a casa, forse la pasta pomodorini e mozzarella. Hai imparato a farla? No, la facevamo spesso e quindi mo la hai faccio. Hai continuato sempre a farla? Tua sorella non ne potrà più. No, poi mia più. Sorella è pure chef, quindi. Ah cioè, vabbè, quindi è difficile mettersi alla e prova. E le piadine di cricca. Vabbè, quelle non mancano mai, io sto ancora aspettando che me le porti. Continuo a mangiarle. Senti, però tu hai detto che comunque questa esperienza di amici ti ha cambiato. Ecco, sì. Mi dici in concreto, dimmi una cosa concreta che dimostri questo tuo cambiamento. Sicuramente mi sento una persona migliore, un po' più sicura, perché la sicurezza era quella cosa che mi mancava un po', adesso ne ho un pizzico in più, un pizzico, però. Vabbè, però anche un ci pizzico. Ci stiamo lavorando. È sì, utile. Ci stiamo lavorando. E no, sicuramente sono molto più confidente con me stesso, cioè mi ha dato tanta sicurezza, tanta.
cioè, spirito di mettermi in gioco perché tanto non succede nulla, no? Cioè, alla peggio va male. Questo tanto spirito, tanta voglia di fare. E non è poco. Voglia di lavorare, voglia di mettersi in gioco tutti i giorni per costruire sempre di più il sogno, la passione e il nostro lavoro. Questa esperienza ti ha dato anche la popolarità, no? Ecco, come la gestisci? Penso per esempio ai social, no? Io sono una frana, sì, in questa cosa, sì. Però poi voglio dire, il rapporto con la gente, no? Come lo gestisci? Sono è cambiato? Sono una frana perché io mi sento completamente non superiore a nessuno, no? Quindi quando mi fermano e mi dicono ciao Ramon, come stai? Possiamo farci una foto? Mi dico sì, ma... Cioè, ti senti in imbarazzo? Sì, ma tanto c'è... Io la posso chiedere a te, capito? Sono una persona come tutte le altre. E quindi all'inizio questa cosa mi creava un po' di disagio, nel senso, oddio, ma cioè, io non sono nessuno, nel senso, sono Ramon, un ballerino come tanti altri. Però adesso diciamo che godo un po', no, di questa cosa, è un piacere sicuramente che tante persone riconoscono quello che hai fatto. Beh, che apprezzino anche che tutte le cose che tu fai nel tuo lavoro, no? Hai detto appunto questa esperienza con Cenerentola, al Teatro dell'Opera, poi che cos'altro c'è? Raccontami se ci sono dei progetti proprio imminenti, allora, o comunque anche a medio raggio. Ho appena fatto un galà agli Arcimboldi. Avevo visto la pubblicità all'epoca, quando sono andata a vedere... In mio onore mi hanno fatto questo galà per tornare dedicato a casa. Per tornare a casa, poi sicuramente spero di continuare col Teatro dell'Opera e di rimanere nei teatri. Però mi hai detto che il tuo sogno sarebbe quello un po' di tornare anche un po' alla tua casa, no? Al Teatro alla Scala. Speriamo anche al Teatro alla Scala, adesso da capire. Va bene, però io ti auguro veramente, insomma, che tu riesca a realizzare i tuoi progetti. Grazie. Caro Ramon, adesso è arrivato il momento del dimmi di più. Sono 6 domande che io faccio a tutti i ragazzi, quindi comincio subito con il duetto dei tuoi sogni, il passo a due, proprio il passo a due dei tuoi sogni. Vola alto, eh? Con chi ti piacerebbe ballare? Marialena Nunez. Marialena Nunez, che immagino... Royal Ballet. Ecco, vabbè, una robetta. Lei... pazzesca. Ti piacerebbe tanto, eh? Una ballerina. E quindi bisogna lavorare per riuscire a bisogna arrivare al Royal. Vabbè, però non bisogna mai dire mai. Non bisogna mai, mai mettere dei limiti alle proprie capacità. Senti, tu hai qualche strana abitudine che conoscono solo le persone che ti sono veramente care? Cioè qualcosa che magari fai a casa e che nessuno conosce di te? Allora, posso dirti cosa faccio prima di uno spettacolo? Sì. Che credo nessuno lo sa, perché lo faccio sempre di nascosto, quindi questo è un super spoiler. Mamma mia ragazzi, attenzione. Non l'ho mai detto. Allora, faccio. E poi il segno della croce. Perché sono 2 baci, uno mio e uno di mia sorella e uno alla mia mamma. Che bello. E poi salgo sul palco. E quindi questo insomma in qualche modo è propedeutico di ogni tuo inizio di spettacolo. Bello. Lo facevo anche qua da Amici di nascosto. È bello, infatti nessuno mi ha mai visto. Hai con te sempre le persone che ti vogliono più bene. Senti, c'è qualcosa che piace a tutti e che non piace a te? Anche di alimentazione, eh? Cioè qualcosa proprio che tu dici piace a tutti, io non la sopporto. Ho un'abitudine. Forse come ballo piace a tutti e non piace a me. No, e vabbè, adesso a parte il ballo. Che piace a tutti e non piace a me. Guarda, mi hanno risposto la Coca-Cola, oddio, il formaggio, la discoteca. Aspetta. Cioè, mi hanno dato risposte le più svariate. Le verdure cotte. Le verdure cotte proprio non le sopporti. Le odio. Devo dire che sono tanti però quelli che non sopportano le verdure cotte. Ma ce n'è una in particolare, no, proprio di tutte verdura tutte che non ti piace? Tutte quelle cotte. Per carità. Quindi tu mangi solo verdure crude? Sì, raramente o poche anche verdure. Quelle. Però io vivo di carboidrati. Pasta e pizza. Pasta e pizza.
pizza. Vero ballerino classico. Sì, effettivamente devo dire che poi non si direbbe nemmeno con il tuo, sì, con il tuo fisico. Senti Ramon, qual è la tua più grande paura, se c'è adesso? È di non vivere più di danza. Questa sì, è la mia più grande paura, ma penso che accomuni tutti noi artisti ballerini. Però come fai ad allontanare questa paura? Quanto lavori su te stesso? Non l'allontani, cerchi di stare attento quando ti alleni, perché ti puoi fare male e non sai mai che cosa succede, o comunque cerchi di dare il meglio ogni giorno sempre di più, in modo tale che vivi con la danza e la danza non ti abbandona. Sei su un'isola deserta, ti puoi portare solo 3 cose. Scegliele. Ma perché tutti si mettono paura di una domanda così semplice? Io non so perché. Siete terrorizzati da questa. Sto sudando. Cioè, non è una domanda complicata, eh? Allora. Tu pensa, sei su un'isola deserta solo, non sai per quanto tempo ci sarai, però puoi scegliere di portare 3 cose con te. 3 cose che ti aiutano, di cui non puoi fare a meno. Il telefono. Il però telefono? Cosa lo porto a fare? Non prenderà. Che ne sai? Io non lo so se non c'è segnale. Vabbè, se prende il telefono. Altrimenti lo usi per sentire la musica. Mi faccio le foto in spiaggia, tu dici. Per i selfie può essere utile. Poi. Il telefono. Un costume. Che tu dici, se no. Cioè, siamo non stare al mare nudo. Che difficile. Io sinceramente non pensavo che fosse difficilissima. Non pensavo che fosse così difficile. Non ho idea. Che mi porta? No, perché noi viviamo sempre tanto con la sensazione che se non abbiamo delle cose, no? Per noi non possiamo vivere. Però se tu non mi sai rispondere a questa domanda, significa che in realtà è tutto superfluo. Cioè non abbiamo bisogno di niente. Perché sennò ti verrebbe subito in mente, no? No, ma io sono una persona con un forte spirito di adattamento. Io pensavo, quindi, per esempio, che so, una sbarra. Dove la fai la sbarra, no, in spiaggia? Ma attacco a una palma. Ti attacchi a una palma che però è verticale, la sbarra è orizzontale, come fai? Vabbè, t'arrangi. Dai, no, ti manca una possibilità. Un oggetto. Tanto non ti lascio andare, Elia, se non mi dici questo oggetto. Dio, non lo so, dai, aiutami. Non lo so, a me poi cosa dirmi hanno pure, detto gli che altri? Ne so. Guarda, mi hanno detto. Angelina mi ha detto un coltello, perché poi giustamente mamma, il coltello può essere utile per lei cacciare, lei oppure già, che ne so. È brava. Capito? È un po' effetto Lara Croft. Mi hanno. Oddio, cosa mi hanno detto? Mi hanno detto la barca, sì, non mi ricordo, uno mi ha detto la barca perché dice così magari riesco pure a scappare da quest'isola. Bello. E posso tornare indietro, oppure che ne so, uno di questi lettini, un'amaca, cioè mi hanno detto le cose più buffe. No, forse un letto. Un letto? Vedi? Cioè, perché comunque dormire è sacro, no? Ma giusto, ma poi anche per la schiena, cioè se sei un ballerino comodo. È bene riposare. No, comodamente. Sì, un bel letto comodo. Un bel letto mi sembra un'ottima idea. Bello. Senti, per concludere, se tu pensi a Ramon fra 10 anni, come ti vedi o come vorresti vederti? Allora, spero sicuramente ballerino, magari étoile, che sarebbe ambizioso, la mia meta. Mi sembra molto importante. In un teatro. Con una carriera bella, solida. Consolidata. Solida, però non finita. Cioè, perché tra 10 anni sono sei giovane. Sei talmente giovane. Avrò 31 anni, quindi sì. Quindi ballare. Questo so fare. Tanti auguri. Grazie. Grazie, Ramon. Grazie mille. Grazie.